Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, bentornati e bentornate sul canale. Oggi vorrei fare un breve video di storia sulla storia di Terza, sulla controriforma o riforma cattolica. Sul libro di riferimento da pagina 394 a pagina 402. E questo è probabilmente l'ultima, insomma, parte del programma per quest'anno, nel senso che se riuscirò, registrerò anche un video o massimo due video su Filippo II di Spagna e Elisabetta I, però non è una promessa, nel senso che appunto adesso inizia un periodo molto molto impegnativo di correzioni, riunioni, eccetera. Allora, diciamo che di fronte al dilagare della Riforma protestante, la Chiesa romana reagì, come abbiamo visto, inizialmente cercando di fermare Lutero, ma questo non fu possibile e diciamo che in generale durante gli anni 20 e gli anni 30 la Chiesa aveva anche un po' altre preoccupazioni, nel senso che era preoccupata dalla contrapposizione tra la monarchia francese e l'impero, nel senso che ideologicamente la Chiesa sarebbe stata dalla parte dell'impero, ma il Papa in realtà un po' avversava Carlo V. Perché appunto non voleva che Carlo V avesse tutto quel potere in Europa. E quindi diciamo che la Chiesa probabilmente sottovalutò un po' inizialmente la Chiesa protestante. Successivamente, appunto qualche decennio dopo, però si ritrovò di fronte appunto alla nascita effettiva della Chiesa protestante. Sappiamo poi a partire dalla pace di Augusta anche nell'impero. Appunto, ciascun principe poteva scegliere di seguire il protestantesimo. È vero che tra i vari paesi europei, il Regno spagnolo e la penisola italiana furono quelli dove la diffusione dei movimenti protestanti e riformati in generale riguardò solamente alcune minoranze della popolazione. Comunque, anche qui si pose, insomma, la questione delle chiese riformate. Diciamo che la reazione della Chiesa di fronte alla Riforma protestante assunse fondamentalmente due volti. Un volto controriformista, quindi si parla di controriforma, e un volto invece riformatore. Quindi questo periodo viene chiamato età della controriforma, ma anche età della riforma appunto cattolica. Perché? Perché allora, il volto della controriforma è proprio quello che desidererebbe fermare un cambiamento che però ormai è già in corso, quindi è un atteggiamento di chiusura verso la Chiesa, verso le Chiese riformate, un atteggiamento anche di attacco, di denuncia contro la Chiesa protestante. Dall'altro lato, però, come dire, in seguito alla Riforma protestante, anche nel mondo cattolico si fa sempre più forte l'esigenza di un rinnovamento interno della Chiesa e in questo senso si parla di Riforma cattolica. Quindi da un lato abbiamo la Controriforma che è più tesa a, cioè da un lato questo periodo ha il volto della Controriforma che tende di più a reprimere il dissenso degli eretici, a mettere a tacere le minoranze religiose. Dall'altra parte però abbiamo anche l'esigenza di una riforma morale interna, tesa a eliminare, diciamo, i mali della Chiesa, i famosi mali della Chiesa di cui abbiamo parlato diverse volte. Le tensioni interne alla Chiesa sfociano sostanzialmente nel Concilio di Trento, questa grande assise del mondo cristiano in cui si discutono temi fondamentali. Inizialmente doveva un po' servire anche per dirimere e trovare anche una conciliazione tra i diversi rami della Chiesa cristiana, ma in realtà non andò proprio così. Il Concilio di Trento lo colleghiamo al Papa Paolo III Farnese, che appunto inaugurò questa stagione, nominando questo consiglio di cardinali per studiare appunto un progetto di riforma della Chiesa cattolica. E il Concilio di Trento durò moltissimo, intanto partì un po' lentamente, cioè non prese avvio immediatamente, e il Concilio di Trento durerà dal 1545 al 1563. Le speranze di chi avrebbe voluto un confronto e anche una conciliazione tra rappresentanti cattolici e rappresentanti protestanti sfumarono presto
l'esito del concilio fu di fatto una riconferma della posizione della Chiesa sia sul piano dottrinale, sul piano, diciamo, teologico, che sul piano disciplinare. Queste cose sono sul libro riprese nello schema di pagina 396, dove appunto vi dice che sostanzialmente nel Concilio di Trento vengono ribaditi la centralità del cattolicesimo romano e il primato papale, ma vi divide anche il Concilio di Trento in una serie di fasi e vi sottolinea quali sono le questioni teologiche che vengono confermate e quali sono invece le questioni disciplinarie, diciamo pastorali, che vengono confermate. Allora, appunto dicevo, per quanto riguarda le questioni dottrinali, fu condannata la dottrina luterana, fu come dire, riconfermata la validità delle opere, quindi condannata la giustificazione per sola fede, fu riconfermata l'autorità degli ecclesiastici e naturalmente del Papa, la validità di tutti i sacramenti, il battesimo nell'infanzia, fu riconfermato il libero arbitrio, la validità delle indulgenze, del purgatorio, del culto dei santi e della Madonna. E la dottrina della transustanziazione. Insomma, la spiegazione di che cosa sia la dottrina della transustanziazione ce l'avete a pagina 396. Appunto, secondo questo dogma cattolico, Cristo sarebbe realmente presente nel sacramento dell'Eucaristia. Inoltre, viene riconfermata la messa in latino. Sto guardando se. Sì, viene riconfermata la messa in latino, viene vietato di tradurre testi sacri in volgare e credo di aver detto le cose principali. Per quanto riguarda invece gli aspetti disciplinari, viene stabilito l'obbligo di residenza dei vescovi nelle loro diocesi, viene severamente vietato il concubinato e viene assolutamente imposto e riconfermato il celibato dei preti. Ai vescovi viene affidato l'obbligo e l'onere di controllare l'operato delle diocesi. Mi sono segnata le cose, non vedete che cosa mi dimentico. E ai parroci viene impartita un'istruzione adeguata all'interno di nuove istituzioni che sono appunto i seminari, le scuole per diventare sacerdoti. Si stabilisce inoltre che venisse compilato un catechismo ufficiale da distribuire ai parroci perché ne insegnassero i precetti al popolo. E fu inoltre affidato al Papa il compito di redigere l'indice dei libri proibiti di cui parliamo dopo e tra l'altro sempre in questo frangente venne istituita oddio, mi sta sfuggendo in questo momento il termine, la congregazione, ecco, la congregazione del Santo Ufficio. Dopo torno su queste due cose. La figura probabilmente principale, o quella che ricordiamo di più, anche il vostro libro la ricorda, di questa fase è l'arcivescovo di Milano, Carlo Borromeo. Pagina 397 del vostro libro vi dice: egli favorì la promozione ideologica della Chiesa con una politica monumentale. Oltre a elaborare insieme ad altri prelati i precetti del catechismo ufficiale, fondò nuovi seminari, agì sulla condotta morale degli ecclesiastici, diede ampio spazio all'assistenza caritatevole, promuovendo la fondazione di istituti per il sostegno delle persone in difficoltà e si impegnò per la costruzione di nuovi edifici di culto. Ecco, per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, il volto più della Controriforma, quindi delle persecuzioni, del dissenso religioso e delle minoranze, la Chiesa di Roma si dotò di due strumenti importanti, appunto la Congregazione del Santo Ufficio, istituita da Paolo III, che aveva proprio il compito di coordinare i vari tribunali dell'Inquisizione, e l'Indice dei Libri Proibiti della Chiesa, appunto, che stabiliva i libri che assolutamente non potevano essere pubblicati, soprattutto non potevano circolare. E tra l'altro venne messa soprattutto all'Indice le traduzioni della Bibbia, quindi la Bibbia tradotta nelle varie lingue volgari. L'attività del Santo Ufficio fu caratterizzata dalla lotta senza quartiere a tutto quanto rappresentava una minaccia per l'ortodossia della Chiesa cattolica. Un processo di eresia poteva prendere avvio anche solo da una soffiata sulla base di denunce anonime, non confermate, non chiare, e l'uso della tortura in questi frangenti era indiscriminato. Abbiamo già visto l'uso della tortura da parte dei tribunali e dell'Inquisizione anche nella Spagna del 400.
Nuovamente l'intransigenza cattolica ebbe come bersaglio soprattutto gli ebrei, obbligati a vivere in ghetti e espulsi dallo Stato e dalla Chiesa, ma anche i poveri, i vagabondi, cioè tutti coloro che in qualche no modo potevano rappresentare una minaccia sociale o una macchia in qualche modo per la moralità pubblica. E questo per quanto riguarda i maschi. Per quanto riguarda le donne, iniziarono i processi alle presunte streghe, anche se bisogna dire che la caccia alle streghe fu ancora più efferata all'interno della Chiesa protestante, nel mondo protestante, però ci fu anche nel mondo cattolico. Sin dall'antichità si era diffusa la credenza che il mondo fosse popolato da streghe dotate di poteri straordinari, misteriosi o occulti, in grado per esempio di provocare la morte di una persona, di maleficare i raccolti, eccetera. E quando la Chiesa poi si scontrò con i movimenti ereticali, diciamo che associò la stregoneria al satanismo, perché appunto l'utilizzo della magia nera, l'utilizzo delle arti magiche, stava proprio ad indicare in questo contesto la disobbedienza a Dio e l'asservimento al diavolo. Poiché le donne erano considerate per antonomasia l'emblema del mondo dell'inferiorità, ma soprattutto della lussuria, del peccato, si diffuse il convincimento che le streghe si accoppiassero col demonio durante gli incontri notturni detti sabba, nel corso del quale si lasciavano andare anche a omicidi di tutti i tipi, tra cui soprattutto infanticidi. Il trattato più famoso su questo tema, scritto da due frati domenicani tedeschi, si chiama Malleus Maleficarum, il martello delle streghe, tradotto. Diciamo che questo discorso della caccia alle streghe, si spiega un po' sempre con la stessa dinamica, lo stesso meccanismo del capro espiatorio. Quando un sistema sociale entra in crisi, l'avevamo già visto per la peste nera, ma poi lo vedremo spesso, ecco, nella storia. Quando un sistema sociale entra in crisi, l'autorità del sistema sociale stesso tende a proiettare, a incanalare la paura della società verso categorie di persone molto precise che normalmente sono categorie, cioè tendenzialmente sono categorie disagiate, facili da colpire, che non possono difendersi, oppure categorie di una certa rilevanza ma comunque minoritarie, quindi appunto le donne, gli ebrei, i poveri, i vagabondi, eccetera. Questo è esattamente il meccanismo del capro espiatorio. Per traslazione, il capro espiatorio è appunto un capro utilizzato anticamente durante i riti, con cui gli ebrei chiedevano il perdono dei propri peccati, il sacerdote caricava simbolicamente il capro di tutti i peccati e poi questo capro veniva allontanato, mandato nel deserto e lasciato morire di sete. Per traslazione, capro espiatorio sa identificare un individuo o un gruppo di persone scelto per addossare una responsabilità o una colpa in base a un meccanismo di proiezione. Questo lo spiego abbastanza bene nel video, di filosofia su Jung. Però appunto l'idea è quella di rovesciare al di fuori di sé qualcosa che noi non conosciamo in noi. Siamo in un periodo in cui si dà molta importanza alla fede, alla devozione, alla perfezione, in un certo senso anche morale, alla ricerca della salvezza. Questo naturalmente si accompagna a un grande senso del peccato, perché l'uomo si avverte come peccatore, come manchevole, come piccolo. Ed è come se non riconoscesse, non riuscisse a tenere dentro di sé l'ombra di questo, cioè di essere peccatore, mancante, eccetera, e quindi la proiettasse in qualche modo all'esterno. Ma questo è un meccanismo che assolutamente è, diciamo, fisiologico nelle società, ma anche tra gli individui, ecco, nelle relazioni. Dobbiamo dire che nel clima della Controriforma si annovera anche, più che altro se la guardiamo, diciamo, al volto della Riforma cattolica, uno spontaneo rinnovamento degli ordini religiosi. Abbiamo per esempio la nascita dei Teatini, dei Barnabiti, degli Oratoriani, sì, principalmente questi, delle Orsoline, quindi anche le donne. Aumentano gli ordini religiosi che si occupano dell'assistenza dei bisognosi, della predicazione e dell'istruzione. Interessante e importante anche la partecipazione delle donne ai movimenti di rinnovamento religioso. Ricordiamo per esempio Teresa d'Avila, monaca spagnola che attua la riforma dell'ordine delle carmelitane, ripristinando la regola primitiva di austerità e distacco dal mondo, ma in questo campo sicuramente dobbiamo ricordare la Compagnia del Gesù, la Compagnia dei Gesuiti, fondata da Ignazio di Loyola, un militare appartenente ad una nobile famiglia basca, che aveva maturato in seguito a una ferita riportata in battaglia una profonda riflessione religiosa e mistica che lo aveva condotto poi alla decisione di volersi dedicare totalmente a Dio. I Gesuiti fondano la loro attività sul valore delle opere,
sulla conquista dei nuovi fedeli, ma soprattutto sul voto di obbedienza totale al Papa. Svolgono un ruolo importantissimo nell'educazione ai principi della Controriforma, e il loro fervore missionario li spinse nelle colonie americane, africane e asiatiche. Quindi abbiamo parlato dei domenicani nelle colonie, ma in realtà spesso e volentieri troviamo anche i gesuiti. Ecco, credo di aver detto le cose principali, quindi sul libro abbiamo da pagina 394 il Concilio di Trento, i lavori del Concilio con lo schema cui ho fatto riferimento prima, il Cardinale Borromeo, la Fondazione dei Gesuiti, ce l'avete a pagina 398-399, l'ultima parte vi parla del Sant'Uffizio e della caccia alle streghe e dell'indice dei libri proibiti. Avete poi uno schema, diciamo, della Controriforma, con i suoi due lati, il rinnovamento della Chiesa e la repressione dell'eresia, pagina 403. Molto interessante, secondo me, l'approfondimento di pagina 403, di pagine 403-409, proprio sulle streghe stravaganti, così si intitola. E avete tra l'altro anche dei testi storiografici importanti, tra cui un brano tratto dalla Caccia alle streghe di Levac, che io trovo, insomma, un libro particolarmente